mi hanno diagnosticato la malattia di Crohn nel 2001. Avevo 18 anni e a 18 anni credi di avere il mondo in tasca. Ho iniziato ad avere delle perdite ematiche quando andavo in bagno e fino a che hanno deciso di farmi una colonscopia e dalla colonscopia hanno diagnosticato la retocolite ulcerosa. E in quel momento io mi sono sentita veramente sola. Sola perché a quell'età lì i tuoi coetanei, la vita che fanno i tuoi coetanei è tutto. Non mi sentivo compresa, mi vergognavo a parlarne. Allora, questa malattia mi ha all'inizio tolto tanto, ma con il tempo ho imparato anche ad apprezzare quello che mi ha dato. Ti porta ad essere senza energia, ad avere dolori e quindi ti chiedi se sarai in grado di occuparti di un'altra persona 24 ore su 24. E io piangevo e dicevo non avremo mai un bambino perché la mia malattia è cronica, cioè non guarirò mai, quindi io non potrò mai pensare ad un bambino. Io ho sempre pensato nella mia testa che mi sarei realizzata attraverso la maternità. E avere questa malattia non mi ha condizionata nella scelta di provare e di avere dei figli. Quando io e mio marito abbiamo deciso di avere un bambino e ci abbiamo pensato su veramente tanto. Ho avuto una gravidanza splendida, splendida. Loro si erano messo coi piedini dalla parte della stomia, per cui non mi dava fastidio assolutamente, non si è mai strozzata, non mi ha dato mai problemi, niente. Infatti dico alle donne che hanno la colostomia o l'iliostomia di non darsi per sconfitte perché possono avere una gravidanza benissimo. La malattia si è attivata praticamente subito dopo il parto e nonostante tutto ho continuato ad allattare, nonostante pareri discordanti. Una donna quando scopre di essere incinta addirittura peggiora, come è stato in questo caso, nella terza gravidanza, mentre nelle altre prime due era come se io non avessi più niente, era sparito tutto, non avevo sintomi, mangiavo qualunque cosa, stavo benissimo. E mentre invece questa volta è andata diversamente, quindi per ogni donna è diverso. La nostra malattia può sbarrare un po' di strade sull'adozione internazionale. Alcuni paesi mi dissero potrebbero mettere il tuo dossier un po' in fondo alla lista. Non avere paura di affrontare una gravidanza che sia naturale o che sia un'adozione, perché se è il desiderio della maternità che prevale, state sicure che arriverete in fondo in un modo o nell'altro. Alla mia malattia dico, più ti conosco e più ti accetto. Nonostante tutto quello che la malattia mi ha tolto, ho scoperto di avere delle risorse e una forza che non avrei mai pensato di avere. E sono anche sicura che l'emozione e l'amore che vi porteranno i figli vi aiuteranno a vivere meglio la malattia e perché no anche a stare meglio. La malattia non deve bloccare la tua vita, non deve poterti tirare via il privilegio di diventare mamma. Alla malattia vorrei dire di starsene più tranquilla possibile e a Leonardo voglio dire che comunque avrà due genitori tosti che lo supporteranno sempre e anche se li vedrà cadere qualche volta si rialzeranno sempre più forti di prima.